Ciao ragazzi, siamo a Rieti, precisamente nel centro d'Italia, e con questo video, con questo nuovo video, vogliamo inaugurare tutta una serie di video in vari posti, in vari borghi medievali, per far conoscere un pochino la storia medievale, un pochino la storia dei vari borghi, anzi non solo la storia medievale, ma un po' la storia in generale, quindi sia a partire dalla preistoria, se riusciamo a trovare qualche reperto, qualche ritrovamento, qualche scavo, fino insomma ad arrivare a una storia medievale del quale maggiormente ci occupiamo. Grazie e a far poco. Allora ragazzi, siamo al centro di Rieti, precisamente nella piazza di San Rufo, e da qui, come ci dice la storia, si contano circa 349 miglia nord e 349 miglia sud per arrivare ai rispettivi punti estremi dell'Italia, e 59 miglia o 52, non ricordo, sia a destra sia a sinistra tra l'Adriatico e il Tirreno. Considerate che il centro dell'Italia era già stato individuato durante l'epoca romana, a più riprese, quindi sia con Marco Terenzio Varrone sia con Plinio il Vecchio o altri storici dell'epoca avevano comunque individuato questa zona come il centro dell'Italia. Lì abbiamo praticamente un'iscrizione con 20 lingue, con scritto il centro d'Italia in 20 lingue, e invece proprio al centro della piazza abbiamo un pezzo in marmo dove indica proprio il centro. La piazza, come ho detto prima, è la piazza di San Rufo, qui c'è anche una cappella molto carina se la volete visitare. E niente, per quest'oggi è tutto e ci vediamo alla prossima.